mese di febbraio non è finito, ma io comunque inizio con la prima parte dei prodotti finiti, sono abbastanza qui, quindi abbiamo di cosa parlare oggi. Nel video precedente a questo vi ho parlato della tinta capelli che vi avrei dedicato più tempo qua, eccola qui, è Alchimilla Alcolor Castano Chiaro Dorato 5.3, ho avuto la versione con olio biologico di argan e acido ialuronico. Cosa puoi volere di più? Veramente un colore molto bello. Ecco, ieri l'ho fatta la seconda applicazione perché sempre la divido in due, quindi vado a coprire più che altro i capelli grigi e do qualche riflesso sulle lunghezze e via, non coloro mai tutta la lunghezza del capello e quindi riesco a fare due applicazioni con una tinta sola. Così spreco meno soldi, sì, ma spreco anche meno prodotto più che altro, perché nonostante questo mi dici che in qualità vegana, che non ha la risorcina, i parabeni eccetera eccetera, quindi non vai a inquinare tanto l'ambiente, anche il tuo corpo, ma comunque sempre una tinta e io vorrei evitare finché riesco un'applicazione intera proprio di una confezione per un'applicazione della tinta, ci siamo capiti? Mi è piaciuta molto, la vorrei anche ricomprare perché il colore è proprio castano, con tante tinte durante questi ultimi anni che ho provato, se non alla risorcina, io ho notato che comunque anche se non ha l'ammoniaca, il colore, nonostante c'è scritto sulla confezione castano, ma esce un nero o un castano scuro scuro. Invece questo castano è proprio un castano naturale, qua mi dice dorato, effettivamente c'ha un filo di rosaccio più che dorato, perché non è arancione. Allora, mi è piaciuto anche trovare qua bio balsamo ristrutturante e bio shampoo certificati tutti e due IAV, una confezione da 15 ml, quindi il doppio che si trova di solito nelle taglie di campionatura che ricevi. Questo avrò da portare con me quando magari vado al mare la prossima stagione. Andiamo avanti con i capelli, questo bagno doccia, c'è scritto Douche and Shampoo della Balea, io l'ho usato anche come shampoo, mi è piaciuto molto sia su di me che su mio figlio, la vorrei ricomprare perché la profumazione prima di tutto era fresca e tuttora è fresca, non saprei di cosa sa, di caramelle sicuramente, caramelle non molto impastrucchiate dei profumi. Guardavo se c'è qualche estratto, ma non vedo indicato, quindi non saprei descrivere. È gel doccia e shampoo, due in uno, appunto perché può essere usato sia per lavarsi il corpo, che è fantastico. Aveva una colorazione azzurina e questa profumazione appunto cool, ma non frizzante, quindi molto adatta anche per questa stagione fredda. Andrei a ricomprare volentieri, si trova al DM soltanto questa linea. Ah, l'ho usato anche per fare la schiuma nella vasca da bagno, una fantastica schiumietta, promossissimo questo prodotto. Poi per lavarsi le mani ho finito Assenzio della Herbolario, sapone profumato alle tre artemisie, profumazione che non c'entra niente con il profumo che io adoro, mi piace la confezione qua, guardate che paesaggio carinissimo. Questi saponetti della Herbolario ho notato che non fanno per me, sapete perché? Prima di tutto il costo non è proprio basso, sono 4 euro e quindi io a un prezzo più economico trovo delle versioni valide, poi se la profumazione non è quella che c'è sul profumo anche no, perché la seconda volta che non mi convince la profumazione, ho usato in passato il profumo argan e ho comprato la saponetta che non c'entrava niente, tra una profumazione e l'altra, idem qua, quindi non vado a comprare altre saponette, anche se questa devo riconoscere che era meno, mi seccava di meno le mani che l'altra sempre di Herbolario appunto che ve l'ho descritta prima, quindi sì, è validissima saponetta, mi ha lavato bene le mani, mi ha lavato bene le ascelle, più che altro la usavo la mattina per le ascelle per rinfrescarmi la zona, e non la ricompro, non credo che la ricompro questa saponetta.
Andrei a ricomprare volentieri Today Intensive Hand Cream for Dry Hands. Sì, very dry. Meno male le mie mani non sono secche in questo periodo perché le curo molto. Contiene l'olio di mandorle e burro di karité. Fantastica crema mani che io ho aperto e l'ho usata fino all'ultima goccia. Anche sulle gambe, molto molto idratante e si assorbe molto facilmente. Questa è una cosa positiva per me perché usandola anche, l'ho presa con me in ufficio, me la passavo sulle mani, più che altro sulle cuticole e tra le dita, qui mi interessa molto idratare e andavo subito a usare la tastiera senza nessun problema. Validissima crema mani, ben 125 ml, una confezione mega gigante a 1 euro prima, adesso con tutti gli aumenti sicuramente costa di più questa crema. Purtroppo dobbiamo buttare questo Balea Men, un deodorante che ce n'è ancora, conosciuto qua su questi dimensioni, perché l'ho comprato non so quante volte, lo usa più che altro mio marito, ogni tanto la uso anch'io, lo uso e io ho notato un profumo diverso in questa confezione, ma ho detto boh, sarà il mio naso. Invece dopo un bel po' mi ha detto che non lo vuole più usare perché sente un profumo cambiato. Effettivamente è un pungente fastidioso, quindi vado a buttare, non so cosa sia successo a questo deodorante, anche se io l'ho promosso fino ad oggi e continuo a promuoverlo perché secondo me è andato qualcosa male in questa confezione, non so, magari era aperta da anni al DM o qualcos'altro, non lo so. Adesso avevo in scorta ultima confezione, l'ha aperta questi giorni, sembra andare bene, quindi ci risentiremo più avanti. Un'altra profumazione finita, qui ho la body fragrance, l'acqua per il corpo, ma io la nomino, la descrivo anche come profumo proprio, è I Coloniali, una linea che ha anni e anni ormai, Seductive Elixir, una profumazione molto dolce che mi ricorda gli aperitivi estivi, perché questa confezione la trovavo sempre al mare, quindi quando andavo in vacanza che era giù al mare dai nostri parenti, quindi la usavo lì, l'ho portata a casa per finirla appunto perché era da tanto che l'avevo lì, quindi usandolo solo in estate mi sarebbe durata ancora per anni e anni, ma era ora di finirla perché la profumazione ormai è cambiata con gli anni, il produttore ti dice 36 mesi, ma comunque si usa anche più di 36 mesi un profumo, ma il profumo non è più lo stesso. Hypnotic Absent, assenzio ipnotico, veramente molto molto buona profumazione, due assenzi diversi, ma vedete alla fine mi seguono perché mi piace tanto questa profumazione, così tanto come mi è piaciuto Dalia di Salvator Dalì, qui ho avuto l'acqua di profumo in versione 8 ml, una confezione molto carina, mi piace che si può riutilizzare perché, anzi no, pensavo che si può utilizzare, invece non si può riutilizzare, ero convinta che si aprisse, adesso con voi ho capito che non si apre, vabbè, non si può usare, si sentiva tanto lampone e qualcos'altro di fresco intorno. Mi è piaciuto tanto tanto, ma non credo che andrò a ricomprare la full size perché ho tanti profumi da finire, quindi al momento dico di no, ma non si sa mai più avanti cosa farò. Mi piace la confezione, mi piace la profumazione, l'ho trovato su Notino. A proposito Notino, leggevo l'altro giorno che è un'azienda, no, dalla Repubblica Ceca, che ha avuto tanto successo in Italia e nell'ultimo anno ha cresciuto il suo guadagno più di 100%, vi immaginate quanta gente in Italia compra dal Notino? Un sito con quale mi sono trovata veramente veramente bene. Rimango nel tema profumazione, profumo la casa con gli oli essenziali più che altro e qui ho un'altra versione finita della lemongrass, cioè la citronella della DM, mi piace, adoro, è un mentolato dolce, fresco, buono, invitante sia a rilassarti che a fare qualcosa, energizzante, quindi per me questo olio essenziale veramente
ha tanto tanto potere magico, quindi continuo a ricomprare la citronella e ve la consiglio di provare se non l'avete mai provata. Un altro prodotto che arriva dall'estate, lui è andato insieme con noi al mare, e mi ricorda tanto, al mare c'erano zanzare non tante, ma in una giornata le abbiamo beccate tanti, ci hanno beccate loro. Ci siamo spruzzate sia io che mio figlio, partiamo più che altro noi due, suo papà si ripara dalle zanzare diversamente. Ci siamo spruzzati quest'acqua perché ho provato prima io, fantastico, perché non trovavo l'aloe gel, io solitamente uso il gel d'aloe per lenire le punture di zanzare. Fantastica acqua, appunto, post ceretta, post puntura di zanzare e più che altro in questo periodo pulisco il viso di Marcello perché di qua, non so se grazie alla mascherina, ci sono dei brufoletti sotto pele più che altro e questa acqua lo aiuta molto, vedo migliorare giorno dopo giorno la pelle. Qua si sente un filino, ma ormai spruzza un po' di gas, un po' d'acqua, un po' di gas, un po' d'acqua. Tra poco andremo a buttarla. La useremo sì fino all'ultimo, ultima goccia. Rimanendo nel tema, ecco, lemongrass, ho avuto qua la versione della Hurach, il burro cacao americano, con menta e lemongrass. L'erba al limone, se traduciamo parola per parola. Questo burro cacao costa 5 euro e tu dici non è poco, ma che bontà sulle labbra, voi non avete idea. È molto idratante e protettivo nello stesso tempo e mi faceva sentire viva le labbra sotto la mascherina. E quindi lo voglio ricomprare sicuramente. Non mi è piaciuto come è finita la nostra storia perché si è incastrato qua e il prodotto ci sarebbe ancora un po', ma vedete che si è staccato il pezzo che conteneva il prodotto, quindi non riesco a toglierlo perché c'è poca di distanza e non riesco a infilare niente lì. Si è incastrato e ciao, lo saluto. Mi dispiace perché sarei andata avanti con qualche applicazione ancora. Finisco il mio sacchettino vuoto con il campioncino crema idratante al miele. Nel video antecedente vi avevo fatto vedere che sono in periodo miele. Ecco, avevo tra i campioncini da usare la crema idratante al miele di Fitto Cose, buonissima profumazione e più che altro una crema molto ricca che si assorbiva anche questa velocissimamente. Sto pensando se avevo usato in passato, no, sempre in campioncini mi sono arrivati da Fitto Cose, le creme corpo e io andrei a comprare o una crema mani o una crema corpo, magari vediamo se vado alla fiera, fa la cosa giusta e acquisto direttamente dal produttore Fitto Cose una crema profumata per il corpo, magari al miele anche come in questa versione campioncino mi prendo la full size, vedremo, al momento posso cambiare sempre la decisione. Bene, qua finisce la prima parte dei prodotti finiti di febbraio. Noi ci vedremo nel prossimo video. Intanto vi saluto e vi auguro di stare bene. Alla prossima, ciao!